Salve a tutti, è uscito al cinema questo ottobre, come sapete, Venom, la furia di Carnage, e infatti oggi mi sono vestito tutto di nero apposta per parlarvi del primo Venom, film del 2018, diretto appunto da Ruben Fleischer e scritto da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel. Per capirci appunto, la coppia Pinkner-Rosenberg è quella che ha sceneggiato gli ultimi due Jumanji, mentre Kelly Marcel è l'autrice del copione di Saving Mr. Banks, ma anche purtroppo di 50 sfumature di grigio. Quindi non esattamente un pool di sceneggiatori per cui mettersi a fare le capriole, diciamo così, al contrario del regista Fleischer, che invece è quello di Benvenuti a Zombieland, appunto, di cui avrebbe diretto anche il sequel, ovvero Zombieland Doppio Colpo, quindi un bravo regista, un bravo mestierante, che in effetti gira molto bene anche questo film, ma purtroppo nel complesso diciamo che Venom è la classica occasione sprecata, appunto un'operazione che avrebbe anche potuto avere un suo buon potenziale, ma questo potenziale viene mal sfruttato. Appunto Venom è un personaggio che abbiamo già visto su grande schermo in Spider-Man 3 di Sam Raimi, appunto si tratta di questo parassita alieno che rende malvagio colui che viene infettato. Nei fumetti Marvel appunto è un nemico giurato di Spider-Man, ma non soltanto, appunto sono molteplici le storie e le continuity che lo riguardano, appunto questo personaggio torna al cinema dopo svariati anni nell'ambito di questo cosiddetto Sony's Spider-Man Universe, ovvero questo universo inventato di sana pianta dalla Sony per poter sfruttare i personaggi Marvel attinenti al mondo di Spider-Man, ma senza Spider-Man, appunto, perché il personaggio di Spider-Man è in condivisione con la Disney, appunto viene sfruttato all'interno del Marvel Cinematic Universe, e quindi appunto pur di battere cassa su questi personaggi la Sony si è ingegnata a tirare fuori dal cappello questo universo che appunto di per sé è abbastanza raffazzonato, ma vediamo anche con i prossimi film dove andranno a parare. Appunto il protagonista di questo film però è Tom Hardy, appunto nei panni di Eddie Brock, ovvero questo scalcagnato giornalista d'inchiesta, un giornalista investigativo che conduce un programma TV in cui appunto si mette a smascherare una serie di casi di corruzione, ingiustizie, abusi di potere e via dicendo. Appunto è un Tom Hardy con la faccia anche un pochettino gonfia, con la barbetta e anche fisicamente abbastanza strapazzato, diciamo. E perché Fleischer lo mette in scena in questo modo? È tutto voluto appunto perché Eddie Brock ha un'anima punk, appunto. I punk in effetti hanno sempre un aspetto un pochettino libero, un pochettino trasandato, perché appunto vogliono distinguersi anche visivamente dai padroni, dai ricconi, appunto dai potenti, che invece sono ben vestiti, sono pulitini, sono educati, appunto. Invece Eddie Brock è un punk, appunto un punk che lotta contro tutti questi padroni, almeno fino a quando appunto il suo capo non gli offre un servizio in cui dovrà necessariamente comportarsi come un tappetino. Appunto questa intervista che dovrà essere necessariamente servile a Carlton Drake, appunto questo miliardario che diciamo è una specie di Elon Musk, perché appunto è un personaggio che utilizza appunto il business dello spazio per delle ricerche scientifiche particolari, ma insomma è l'ennesimo villain cinematografico che usa la scienza per elevarsi a Dio. Quanti ne abbiamo visti, mamma mia, che cosa ha fatto Dio per noi? Ben poco. E allora sarò io appunto il vero salvatore dell'umanità, non Dio. Appunto un personaggio banalissimo, un personaggio visto mille volte, interpretato tra l'altro da Riz Ahmed, che è un ottimo attore in realtà, come abbiamo visto soltanto di recente in Sound of Metal, per cui è stato meritatamente nominato all'Oscar.
Poi, fra l'altro, è uno dei candidati più quotati per ereditare il ruolo di 007, ma qui appunto Ahmed non solo è terribilmente inadeguato per la parte, ma è anche spento, senza verbo, senza peso cinematografico, appunto anche per il personaggio che deve interpretare sicuramente, ma purtroppo la sua presenza attoriale è ininfluente e dispiace molto effettivamente proprio perché ha un grande talento e delle grandi qualità recitative, ma anche la riflessione su questa umanità che è spacciata per colpa di se stessa, appunto i veri parassiti siamo noi, non Venom, appunto siamo noi che abbiamo inquinato questo pianeta e che lo abbiamo distrutto fino anche a distruggere noi stessi, appunto è una riflessione che un suo spessore ce l'ha, chiaramente, ma è un'idea che si è già vista appunto questo riabilitare i propositi del villain in maniera inattesa. Già vista dove? Di recente. In Kingsman Secret Service, appunto, lì c'era Samuel L. Jackson che aveva capito che il vero virus era proprio l'umanità, e qui è più o meno, insomma, la stessa cosa. E anche qui, come in Kingsman, c'è lo scontro di classe, perché appunto questo villain si serve di cavie umane per testare i suoi parassiti alieni, ma quali cavie umane, appunto? Dei relitti, carcerati, barboni raccattati alla strada, appunto, tutta gente che invece Brock, il nostro protagonista, difende e di cui lui stesso in fondo fa parte, essendo appunto un punk strapazzato ed è emblematico in questo senso il rapporto di amicizia di Brock con questa senzatetto che si chiama Maria, appunto, e con la commessa di questo spaccio sotto casa dove appunto Brock va ogni tanto a comprare qualcosina, appunto gli umili contro i bastardi capitalisti che si credono illuminati, ma che in realtà sono stati loro a condannare l'umanità all'estinzione, non certo noi poraci, ma tutto questo discorso, oltre a essere paurosamente trito, in realtà, anche se non così stupido, finisce per essere eclissato dal marasma fetente dei toni, perché il film appunto vorrebbe mischiare l'azione, la commedia, la denuncia sociale, l'horror movie, ma in realtà nel mescolare tutte queste cose le svilisce una per una e quindi fallisce nel suo amalgama, appunto perché la commedia è fatta di scenette, di battute che non fanno ridere, perché l'horror è fatto di sperimentazioni corporee che non spaventano e perché l'action appunto è fatto di sequenze come quella iniziale di attacco al mercato malese che non avvincono. E ripeto che il film in realtà è girato anche con un mestiere molto solido, vedasi tutto questo inseguimento urbano con una moto appunto che insegue che è inseguita appunto dai droni del cattivo, poi arrivano anche delle automobili, poi ci sono queste esplosioni azzurre, poi c'è anche questo attacco degli SWAT con i fumogeni. Ma anche bellissima l'intimità di questo momento in macchina fra il protagonista che è seduto sul sedile posteriore e la sua fidanzata che sta guidando e che ci viene inquadrata con lo specchietto retrovisore, appunto la fidanzata, ex in realtà fidanzata del protagonista, interpretata da Michelle Williams, una brava Michelle Williams, così come bravo Tom Hardy in realtà, ma purtroppo è soprattutto da quando Eddie Brock appunto viene posseduto dal parassita Venom che il film si mette a sbracare, non che prima appunto funzionasse come film, ma diciamo che la scena ristorante poteva anche risparmiarsi, cioè anche l'acquario, cioè veramente per carità di Dio, ma non era neanche una cattiva idea appunto quella di insistere, di buttarla appunto sul grottesco alla Sam Raimi, vedasi appunto Brock che inghiotte le patatine e i resti di pollo che sono dentro a pattumiera in maniera rabbiosa e anche divertente, poi corre al cesso per vomitare appunto con una macchina da presa giustamente concitata, sembra di essere appunto in un film di La Casa ad esempio, per la concezione proprio del grottesco. E poi ci sono anche due scene divertenti in questo senso, ovvero la reazione di Brock barra Venom nei confronti del dirimpettaio con la musica alta e la fine che fa questo cagnolino in ospedale, posseduto appunto da questa
vecchia, ma bisognava usare molto, ma molto di più, appunto, l'acceleratore viene pigiato nemmeno per la metà del potenziale, appunto, e dispiace perché, appunto, in questo senso non è possibile che un film che riguarda un'infezione da parassite insista così poco sul corpo, sugli aspetti corporei, appunto. Bisognava spingere di più sul corpo perché dovremmo sentire anche noi, appunto, il parassita, dovremmo sentircelo addosso, invece questo non succede, quindi ci tocca rimpiangere ancora una volta David Cronenberg, e ci tocca rimpiangere Il demone sotto la pelle. Appunto, ci voleva una concezione più profonda, anche se, appunto, non è che per forza si dovesse raggiungere quei livelli di radicalità la Cronenberg, però, appunto, quello poteva essere un ottimo riferimento. E la dicono lunga, appunto, su questo, gli effetti digitali che ricreano il computer Venom, e che sono effetti sostanzialmente gommosi, appunto. Invece ci voleva molto più fluido e molta meno gomma, perché, appunto, il nostro corpo è fatto di liquidi, e quindi per farci sentire il parassita bisognava insistere sul liquido, anche se in qualche momento il liquido c'è, ma, come dire, questo Venom sembra molto più fatto di gomma che di fluido. Poi, appunto, c'è questo scontro finale che anche epidermicamente, insomma, un po' di intrattenimento lo dà. Poi sembra tutto finito, però arriva, appunto, questa scena finale ambientata, appunto, nel negozietto della signora Chen, appunto, con questo fascismo di Venom che si pappa uno come se niente fosse, in una maniera schifosa, appunto, dopo che Eddie Brock aveva tentato di impedirlo. Insomma, io quella scena l'ho abbastanza detestata. Poi c'è una lunghissima, un'interminabile scena post-credit utile soltanto a lanciare il sequel e nient'altro, ma non era neanche cattiva questa idea di bromance, appunto, così atipica fra il posseduto e il possessore. Appunto, anche Venom era uno sfigato sul suo pianeta, esattamente come lo è Eddie Brock, ma bisognava lavorare molto di più e molto meglio anche su quello per trasformarlo in un vero buddy movie, appunto. E invece tutto rimane nelle intenzioni, tutto rimane sulla carta, le idee erano anche tante, ma con un villain così e appunto con poca voglia di osare, sicuramente non si va da nessuna parte. Poi c'è anche questo personaggio di una dottoressa interpretata da Jenny Slate, che anche lei è brava, appunto, attori molto bravi comunque nel cast, ma anche il suo personaggio è banale, visto mille volte. Peccato, appunto, ci voleva più body horror, ci voleva più grottesco, ci voleva più coraggio, sostanzialmente. Quindi per Venom il mio voto è 5. Non chiedetemi, appunto, la mia opinione sul sequel, devo ancora andare a vederlo e probabilmente non so nemmeno se lo farò, visto, appunto, questo primo film che, diciamo, secondo me lascia abbastanza il tempo che trova. Appunto, se volete recuperatelo, ma veramente risparmiatevelo anche, tanto, appunto, secondo me 2 ore del vostro tempo potete utilizzarle in maniera molto migliore. Se volete, appunto, fatemi sapere la vostra opinione, se questo film l'avete visto, sotto nei commenti. Se volete, iscrivetevi a questo canale. Se volete, appunto, seguitemi su Facebook e su Instagram per avere ulteriori aggiornamenti sulle prossime video recensioni, e anche per leggere delle mini recensioni scritte in abbinamento a quelle orali di questo canale di YouTube, e anche per giocare con dei quiz, dei sondaggi, appunto, nelle storie di Instagram e di Facebook. Appunto, io vi consiglio anche di non recuperare questo Venom e di rivedervi Spider-Man 3 e tutta la trilogia, appunto, di Sam Raimi, che quella sì che ha molto da dare, nonostante, appunto, Spider-Man 3 sia detestato, disprezzato, ma di fronte a questo Venom veramente ci fa la figura del quasi capolavoro. E allora secondo me dovete anche rinunciare a questo Venom, ma fate un po' come cavolo volete, e, appunto, andate al cinema sicuramente, magari a vedere non Venom, la furia di Carnage, che appunto, boh, forse andrò a vederlo, forse no, ma comunque andate al cinema, e buon cinema a tutti!